Buongiorno, eccoci qui. Non c'è trucco e non c'è inganno, mamma mia, che faccia. Carino, no? In Borgo Bibbo? Perfetto. Perla non fa scherzi armadio, eh? Buongiorno, noi oggi andiamo online con Perrina, il primo giorno di Perla. Allora, io dopo mi faccio vedere di faccia. Allora, veramente un po' di pasta fredda ho fatto, ma poca, veramente poca. Sembrano i topper, quelli della famiglia Orso, no? Papà Orso, mamma Orso, figlia Orso. Buongiorno, eccoci qui. Non c'è trucco e non c'è inganno, mamma mia che faccia. Ma voi mi vedete gonfia? Vabbè, comunque dicevo, sono molto contenta di andare al mare perché per la prima volta posso stare rilassata con la panza. Ora scegliamo il costumino. Ne ho presi due di Shein, però non so se li metterò. Ora ve li faccio vedere anche indossati. C'ho la foto, però non lo so, sono indecisa. Sicuramente metterò un due pezzi. Anche se appunto la pancia è meglio che stia cioè, al coperto, però io non mi esporrò nelle ore più calde, quindi poi c'ho il cappello, poi c'ho lo spruzzino, poi c'ho l'ombrellone, quindi non devo fare la sciagurata. Prepariamoci. Allora, ecco i miei due pezzi. Ce n'era uno carino, eccolo, che l'anno scorso mi ha comprato mamma. Questo era proprio carino. Però il problema non so la mutandina come sta, capito? Vabbè, questo è verde militare. Volevo far vedere quelli di Shein. Perché ecco, questo qui con le ciliegie. Perché questo è una sorta di... sono quei bikini, però con la pancia di fuori. Vi metto la foto per farvi capire. Boh, forse questo, però il problema è che non c'ha il ferretto e quindi a me c'è la tetta di fuori. Mi dovrei mettere tipo un secondo reggiseno sotto col ferretto che mi sostiene. Oppure questo anche è molto carino, però pure qua non ha il ferretto. Questo pure è Shein. Però è carino perché c'è questo boulevant sopra. Vabbè, mo facciamo una prova. Ecco, questo è quello di Shein. C'ha questa mutandina così e sotto mi sono messa il reggiseno per tenerle un po' più su, però tanto manco si vede. Sì, penso che mi metto proprio questo. Mi contiene bene. Carino, no? Sembra il Gabibbo. Perfetto. Ali, che dici? Mamma, sembra il Gabibbo. Gabibbo. No. Alla Baywatch proprio. No, non Invece questo io l'ho preso su AliExpress. Girati. Carino, devi venire pure un altro, ma ancora non è però arrivato. Sì, c'erano c'erano dei fiocchetti che abbiamo levato. perché se no io non ce la Non ce la facevo facevi. a nuotare. Carino, Perla non fa scherzi armadio, eh. Per favore, statene tranquilla. Ci rilassiamo, non mi rompere le acque, quindi fatene buona. Devo fare subito un Oggi bagno. picchia il sole, cappero. Però c'è un po' di venticello, per fortuna. Perché se non c'è del vento? No, molto bene, non c'è il sole. Vabbè, ma noi andremo comunque. Che bellezza questo mare tutto pieno di nuvole oggi. Ci ho fatti pure un'ora di macchina. Bene. Niente, neanche l'ombrellone ci serve. Eccolo, il bastardo lì sulle nuvole. Io non mi sono levata neanche il vestito. E vabbè, niente. Mi rode abbastanza il kiul. Però lei è felice. Amore? Non ti viene il castello? E quindi così. Guardate che bello. Questo qui l'abbiamo preso.
in un gruppo Facebook di una ragazza che ci segue, che ci ha mandato pure la tuta, e vi metto il link, c'ha delle cose bellissime. E quindi non potevo non prenderglielo questo del LOL. Si chiama abbigliamento 016 qualcosa, non ve lo scrivo qua. Andate a vedere perché impazzirete. Buona lì. Anche vostra madre ve lo deve fare. Anche vostra madre lo deve Ah, anche vostra madre lo fare. deve Allora, fare. pomodoro, Sì, mais, sì. Buona. Poi? Il coso che Che è il coso? Morella. Mozzarella. Mozzarella Wurstel. e E poi le farfalline e le penne, Certo, buonissimo. perché erano due pacchi aperti. Però raffreddata. Sì. Allora, loro finiscono di mangiare e ce ne andiamo perché è inutile stare qua. Saranno tutti via, tra un po' piove pure. Quindi niente, ci abbiamo provato. Non so se Perla ci darà la grazia di fare un altro giorno di mare, non credo. No, domani E, no, domani è domenica, ma abbiamo degli impegni. E qui. Oh, ma che c'ho il grillo parlante sotto? Allora, Attenta che te lo butti addosso. c'è una festa di Arianna, poi la piscina, poi shopping, te fai. Ma che dici? Vabbè, niente, sono molto delusa. È incazzata Mamma, veramente. sei tranquilla. Domani ci andiamo al mare. Allora, mi sono abbronzata, eh? È stata una bellissima giornata di mare. Sono le due, siamo già tornati. Comunque, siamo passati dal cinese e almeno riempiamo questo pomeriggio. Qui è nuvolo, tra un po' piove. Perché voglio fare il fiocco per fuori, per il cancello. Lo facciamo noi. Sempre se Gerardo si ricorda di attaccarlo quando nasce Perla. E comunque ora ci facciamo le docce, ci sistemiamo, ci profumiamo e poi facciamo. Ora non potremo più andare al mare, già. Carpe diem era oggi. Invece abbiamo dato un tempo di cacca. Che pizza. Ci rifaremo, dici? No. Finito il mondo, sì. Non potremo andare più al mare. Comunque niente, già rigioca, dice, si è addormentata. Io sono stanchissima. Sto qui. Sembra che ho fatto 92 ore di lavoro, cioè vedi i gonfi. Molto bene. Allora, quando sto in questa sedia, in questa posizione, Perla si muove tantissimo. E qualche mattina fa, ragazzi, Alien, ora vi metto il video, praticamente. Tanto c'ho lo stesso vestito. E no, pazzesco, guarda. Cioè, no, guardate che tempo. Cioè, guardate, è uscito il sole. No, vabbè, vaffanculo. Ma me lo passate? Stavolta? Vabbè. Niente, io sto preparando la tavola per il materiale per il fiocco. Ho preso questo panno lencio rosa. Ci voglio fare dei cuori per poi attaccarli. Poi ho preso il fiocco col Puglia. E un altro fiocchettino. In questa fantasia. E poi, ma no, basta. No, ah no, sì. Poi ho preso questi cuoricini di gesso. Magari si chiama Perla, ma vediamo.
Niente, ciccia pasticcia sta male. Forse gli ha fatto male la pasta, però l'uomo sta male tutti. Io vanno a mangiare pasta che i vongoli stasera. Mi sa di no. Minestrina, mannaggia. Allora, Liciotta ha appena vomitato, molto bene. È stata bravissima per accorsa in bagno. Come stai, amore? Meglio, vero? Ora ci rilassiamo un po'. Ora papà ti porta, però devi bere piano piano. Ora papà ti porta l'acqua, mannaggia ciccia mia. Quale non sta mai male. Forse ti ha fatto male la pasta, boh. Però bevi piano, Mi viene con sta scodella che ci faceva. eh. Ha vomitato tanto, ma poi è brava perché è corsa subito in bagno. Infatti. Goccino per volta, lì piano piano, Piano, eh. a sorsi. Piano. Allora, sto creando il fiocco. Tanto come ho fatto questi tre cuoricini, come faccio vedere come vorrei fare. L'idea è questa, vediamo. Ok, fiocco finito, vai Gè, prendilo, così vi faccio vedere. Questo poi proprio così per fare il cancello, eh. E no, leva. Oh. Vedete? No, Gerardo dice che è troppo infiocchettato, aspetta. Ma mi vedete da lontano? Vabbè, dai, è carino, per fuori. Carino. Ti ricorderai di metterlo? Sicuramente. Sto litigando con una cosa va a pressione perché sta sballato. Ci riusciremo a misurarci la pressione? Non lo so. Cioè mi diventa la mano viola, ragazzi. Stringe troppo, non so perché cavolo c'ha. Oh, alleluia, ce l'abbiamo fatta. Era da tanto che non passavo una giornata così inutile. Cioè, noiosa, inutile. Poi vabbè, oggi mi sono incazzata troppo quando sono arrivata al mare dopo un'ora di macchina. Ieri preparare il pranzo, cioè arrivi lì, nuvolo. No, vabbè. Dopo un'ora e mezza ce ne siamo tornati. Niente, una giornata inutile, buttata nel cesso. Noiosa. Sono le 7:30, spero che questa giornata finisca presto. E domani ho il parrucchiere. Mi tolgo l'extension, voglio far colore, voglio insomma sistemare un pochino per parte. E poi abbiamo il compleanno che è passato della mia amica Giusy, quindi facciamo una bracciata là, io mi siedo tranquilla. Per stasera ho preparato una zuppa di orzo, ceci e farro. Mo' Alice non lo so. No! Allora, io te faccio un'altra cosa, tranquilla. No! Io voglio la pizza, col Sì, la sugo. pizza, vedo che stai meglio. C'hai La danza della fame? panza. Non La danza della panza. Io faccio la associare danza della panza. Vabbè. più. Niente, che giornata inutile. Passa e chiudo. Noi ci mangiamo questa bella zuppetta. La vuoi provare? Ma dobbiamo presentare Oscar, mo dopo lo Sì. presentiamo. Un Amore, anno sta entry. tutto così. Vabbè. Mamma, sta tutto così, guarda. Nuota. Ma io non Ah. giocano così. Sei meglio, tu Alcuni vedo, di voi no? vogliono dimostrare un Bene. principio. Insomma, Riuscite a indovinare un po' quale? nauseata. Alice vi presenterà Oscar. Questo è lo scarello, non lo vedo. Ecco Eccolo. lo scarello. Come si chiama? È un Pesce. sì. No, predatore. Sì, bravo. Il nome. Eccolo. Astronotus, eccolo. Astronotus. È un predatore, però Guardate se sembra. mette la mano, Sembra è un umano, impazzito. eh? Vai, chiudi. Chiudiamo. Ora si prepara, aspetta, vai, vai, metti. Eccolo, Ma non viene. bravissimo. Mette tutto il bollicino. Siamo scesi un po' sotto il Mamma, parco. senti, Giudi nella notte scura. Le notti scure, tu ti sei ripresa alla grande, vedo. Oh, bruca un po' d'erba. Stiamo un po' al Amore. fresco e poi andiamo su. No. Comunque il 17 c'è la luna piena lì. Magari partorisco. Ma che...
Si dice che con la luna piena si partorisce. Non è vero. Giudy! Amore, ma come stai? Sempre il sedere ce l'ho. Noi nel buio. Buonanotte. Vi salutiamo, chiudiamo questo bellissimo vlog. No! No! Questa, aspetta, gira, gira. Che? Sta bellissima. Buonanotte, ecco, finito tutto. No, vabbè. Eccoci, questa bellissima giornata. Io c'ho un sacco di contrazioni, ma tutto regolare, come sempre, tanto. Ma non so quelle giuste, perché quelle giuste fanno un male cane. Dai, saluta. Ciao. Grazie.